La Fiat 124 Sport Spider è un'autovettura sportiva, due posti più due, cabriolet, prodotta dalla Fiat dal 1966 fino al 1985. Venne presentata al pubblico nel novembre del 66 al Salone dell'Automobile di Torino e la sua produzione fu destinata principalmente agli Stati Uniti d'America. La Sport Spider era realizzata sul telaio accorciato della berlina 124 ed era equipaggiata con un motore 4 cilindri bialbero di 1438 cm3 alimentato con un carburatore doppio corpo con comando della distribuzione, all'avanguardia per l'epoca, a cinghia dentata in gomma in grado di erogare 90 cavalli a 6500 giri minuto e imprimere alla vettura una velocità massima dichiarata di 170 km all'ora. Aveva un retrotreno a ponte rigido modificato nei punti d'attacco, due coppie di puntoni longitudinali in luogo del precedente schema a croce per migliorare la precisione di guida ed il servofreno di serie. Su questa vettura venne anche reso disponibile di serie un nuovo cambio a 5 marce. La Spider fu progettata e anche prodotta da Pininfarina. La coupé e la Spider furono vendute per la prima volta negli Stati Uniti d'America dal 1968. Nel 1969 la 124 Spider era la più abbordabile vettura con motore bialbero, freni a disco sulle quattro ruote, tergicristallo ad intermittenza, controllo delle luci sul piantone dello sterzo, pneumatici radiali e cambio a 5 rapporti manuali. Chiaramente questa vettura era a trazione posteriore, le sospensioni erano di tipo convenzionale avantreno, a ruote indipendenti con trapezi e molle elicoidali, mentre il retrotreno era ad assale rigido con puntoni longitudinali di reazione e molle elicoidali. Su ogni asse erano presenti una barra stabilizzatrice ed una coppia di ammortizzatori idraulici telescopici. Alla fine della sua carriera la 124 Spider fu tolta dal listino Fiat insieme alla X19, per delegare la loro produzione alle rispettive carrozzerie. La 124 Spider era infatti opera di Pininfarina, mentre la X19 era progettata da Bertone. Gli ultimi esemplari prodotti non portavano più il marchio Fiat, ma quello delle carrozzerie. Era un po' che le facevo il filo e Tony Fassina mi è venuto incontro facendomela provare. La Fiat 124 Spider torna un'icona, abbiamo sentito pochi istanti fa la storia di questo modello, torna, anche se è fabbricata interamente in Giappone, torna questa icona molto italiana nello stile, perché gli amanti del marchio Mazda hanno nella MX5 il loro punto di riferimento. Questa è sì giapponese ma molto italiana. Sotto al cofano un motore multi-air, un 1004 turbo, che cercheremo poi di capire come va, che tipo di sensazioni trasmette e se era il motore giusto per questa vettura, in attesa poi che arrivi anche il modello Abarth con 170 cavalli. Io devo dire che quando l'ho vista ho iniziato a sorridere, perché ho ritrovato il musino, ho ritrovato la simpatia di un modello al quale sono legato, perché da bimbo sicuramente era una di quelle vetture che avrei tanto voluto mio padre acquistasse. Gli schiaffi quando arrivavano mi facevano capire che non era la macchina che papà voleva, però devo dire che questo esercizio di stile mi sembra assolutamente ben riuscito, più nell'anteriore rispetto al posteriore, dove tra l'altro trovo delle analogie con qualcosa anche di più importante, non so, mi sembra di vedere, non so, ci vedo un qualcosa di Maserati, magari me lo sogno, però devo dire che anche dietro è sicuramente riuscita, soprattutto il doppio terminale di scarico ai due estremi le conferisce una sportività che vedremo poi se è confermata dal propulsore. La vettura è molto compatta, come deve essere, è 4,05 m, è leggermente più lunga della Mazda, e continuo a parlarvi di Mazda perché poi c'è una sorpresa che vi voglio svelare. Questo musone sarà per la dimensione estremamente contenuta della parte posteriore, sarà per queste nervature, queste bombature che conferiscono al frontale di questa 124 Spider un tono da supercar, probabilmente anche di dimensioni e di motorizzazione più elevata. Devo dire che davanti è proprio azzeccata, moderna sì, ma mantenendo lo stile di quella 124 Spider degli anni 60. Gommatura direi all'altezza della situazione, un cerchio non troppo, ecco, è una macchina che non nasce per essere estremamente appariscente dal punto di vista della sportività, dell'aggressività. Evidentemente è stata fatta una scelta logica, anche perché vi faccio subito sentire la tonalità di scarico al posteriore, non c'è quella
evidentemente quella tonalità che piace tanto ai... Mettiamo innanzitutto... Vediamo se la riesco a far partire, arrivo. Sentite dietro adesso, vi abbasso la radio se capisco come si fa. Qua. Sentite che è veramente molto, cioè molto discreta, arrivo a dire che è quasi impercettibile il sound. A questo punto bisogna capire, la scelta è stata fatta per andare incontro a un pubblico più ampio, perché non solo allo sportivo, ma magari anche a una ragazza, una signora, qualcuno che vuole una macchina comunque discreta, appariscente nell'aspetto che comunque una Spider così fa girare lo sguardo a chiunque, però un po' più così timida dal punto di vista dell'emozione allo scarico. Ho sentito che qualcuno ha criticato il vano di carico, il portabagagli. Io non so che cosa si aspettassero di trovare da una vettura di 4 metri che nasce per essere una Spider. Io devo dire che insomma va bene così, probabilmente quello che ha scritto voleva portarci il cane, la suocera, il passeggino, non so che cosa avesse in mente, però devo dire che non ci trovo nulla di male. Nel complesso mi sembra veramente molto equilibrata, è lunga una decina di centimetri in più della Mazda, a me sembra che così da ferma sia assolutamente perfetta. Eccoci qua nell'abitacolo, è bella, cioè io non è che devo impazzire, sforzarmi per dire delle robe che abbiano senso, l'abitacolo è assolutamente completo, addirittura direi affascinante, perché queste finiture di questa versione sono, ignoro che versione sia quella che ho in uso da Fassina, però avrete più dettagli andando dai funzionari addetti alla vendita nelle sedi, però devo dire che questi sedili, che credo tra l'altro incorporino anche gli altoparlanti dell'impianto acustico Bose, siano quanto di meglio su questo segmento si possa trovare. Dubito che Mazda abbia optato per delle soluzioni così, però la riprova l'avremo quando avremo una Mazda da provare. Guardate la bellezza di questo cruscotto, che mantiene degli elementi circolari, per cui molto legati alla storicità di questa vettura, con il contagiri, mi piace questo dettaglio, che ai più sportivi non sarà sfuggito, il contagiri in posizione frontale, con il tachimetro invece spostato sulla destra, e nella zona di sinistra invece vediamo tutta una zona dedicata alle comunicazioni con chi la guida, col guidatore, per cui i consumi, la temperatura del motore e quant'altro. Al momento dell'accensione si ha un'idea di quante segnalazioni siano contenute in questo strumento circolare all'interno del contagiri. Il volante è molto sportivo, molto bello, mi piace, tre razze, io non sopporto i comandi al volante, anche se in molti casi semplificano la vita, ma vuol dire che abbiamo tante robe. Io una macchina così la gradirei come era una volta, cioè senza nulla, mi basterebbe il clima manuale, che tra l'altro credo sia disponibile sulla versione base, mi andrebbe anche bene solo un volante per guidare. Posso dimenticarmi di dover rispondere al telefono da qua, di avere più informazioni schiacciando qua, di avere l'altoparlante, la voce da qua, ma girare una manopola per alzare e abbassare. Evidentemente il mercato richiede anche questo, difatti da qui andiamo a tutte le varie prese per il collegamento multimediale, ormai non si va da nessuna parte se non c'è l'USB, la CCB, la CCB, la bababà, la tutù, per cui qua potete collegare tutto quello che volete, distraendovi così dalla vostra guida. Una macchina così va guidata, va gustata, va assaporata in ogni singolo istante, dimenticate sto cazzo di telefono, lasciatelo a casa. Quello che mi dice sempre Simone, in motostrada, mi dice: Bob, ma lascialo giusto il telefono, che rompe solo le palle. Hai ragione Simo, qua lo faccio veramente perché ho voglia di godermi questa vettura. Impressionante lo schermo, e chiaramente tutte le funzioni vengono qui visualizzate attraverso il joystick, che ormai è diventato il modo più semplice, devo dire anche quello più diretto per non distogliere troppo lo sguardo dalla parabrezza anteriore, con la mano vado subito a catturarlo perché le dimensioni sono assolutamente generose, e qui poi si vanno a selezionare tutte le funzioni dell'impianto di comunicazione con il guidatore, per cui sicuramente dimensioni impressionanti. È vero che questa plancia, che potrebbe essere molto pulita, molto bella, la trovo anche con un disegno retro moderno,
viene un pochino frastornata da questa presenza di questo monitor 19 pollici. Mi piace anche appunto questo palpebrone con cucitura vista. Insomma, devo dire che dal punto di vista stilistico, come ormai spesso accade nelle vetture di casa Fiat, e qui mi incazzo quando mi dite male Fiat, ma una Fiat l'hai provata ultimamente? Tu che parli così della Fiat, a livello di motori diesel, ma sfido qualsiasi casa al mondo a fare dei motori belli come, e non sono pagato dalla Fiat, lo dico perché lo credo davvero. Le finiture sono sotto gli occhi di tutti, io non so se vi riferite a vetture forse degli anni 80, 90, avete ragione, adesso il ciclo è completamente cambiato, a livello di qualità secondo me non hanno nulla da invidiare a nessuno. Motori, sentite, è la macchina accesa, non si sente neanche, questo è un pregio ma è un difetto per quelli che magari come me e Tamarri avrebbero voglia di un po' più di suono. Adesso vado a farci un giretto e poi al ritorno trovo un amico che è quello che mi bastona per il telefonino, che sono sempre in ballo col telefonino, ma non sono nulla rispetto ai veri esperti del settore. Vado a provarla. Eccomi finalmente alla guida di questa silenziosissima Spider. Bene, avete capito, se vi aspettate del sound da sportiva Tamarra, non è la macchina che state cercando, è assolutamente molto discreta. Spero che percepiate, come lo stanno facendo i miei occhi in questo istante, il sovradimensionamento di questo cofano, anteriore, veramente molto ampio, dà veramente l'idea di essere seduti a bordo di una vettura più grande, più imponente, più maestosa, e questa devo dire è una bella sensazione. La posizione di guida mi piace perché è abbastanza sdraiata, non troppo, è comunque una posizione molto sportiva. La strumentazione, vi ho già detto, mi piaceva da prima. Prendo confidenza con il cambio, che è sicuramente piacevole per la sua per la dimensione, no? Per questa presenza veramente molto discreta e molto sportiva della leva molto corta. A prima vista, la prima sensazione che ho non è quella di un cambio fantastico per gli innesti. Non voglio dire che è ruvido, perché non sarebbe la verità, però sicuramente è un cambio che ha bisogno di inserimenti abbastanza precisi, altrimenti ogni tanto è come se si trovasse uno scalino, però devo dire che tutto questo nei limiti della discrezione, per cui non è assolutamente una sensazione così negativa. Però se vi aspettate un cambio bello burrosino, come si suol dire in gergo, non è il cambio che troverete. A me sembra che la vettura sia veramente incollata, cioè la sensazione è di un'auto nata per tenere bene la strada. Pesa solo 1050 kg, per cui stiamo veramente parlando di un peso piuma, sempre con questo bel musone che vi accompagna lo sguardo mentre andate ad impostare le vostre traiettorie. Sotto i 2005 la vettura è abbastanza spenta, però basta una pressione sul pedale del gas che si viene abbastanza catapultati in avanti. Tra l'altro la vettura è accreditata di uno 0-100 assolutamente degno di nota, perché 7.5 da 0-100. Vi ricordo che all'epoca la Volvo, la 850 T5, i più appassionati di quella vettura se lo ricorderanno, era accreditata di 7.2, faceva scalpore il fatto di avere una station wagon in grado di accelerare sotto i 7 secondi e mezzo. Bene, qua ce l'avete con un 1.4 multi-air, avete quel tipo di prestazione. Velocità massima di 215 km all'ora, per cui in caso non ci siano limiti che proibiscano di andare a tale velocità, ci si può togliere anche qualche soddisfazione magari in Germania di viaggiare con medie superiori ai 200. E poi il consumo degno di nota nel ciclo combinato, oltre 15 km con un litro, per cui sicuramente un dato anche questo molto molto interessante. Devo dire che la vettura mi è piaciuta, ma già sapevo che mi piaceva, perché quando una vettura ti ispira quella simpatia sai già che bene o male sarai ben disposto. Ero un po' scettico per il propulsore, invece devo dire che mi è piaciuto, mi ha dato gusto guidarla, per cui vi consiglio un test drive. I prezzi vanno da 28.000, chiaro, qualcuno dirà non è poco, però avete comunque in mano un oggetto molto particolare, un oggetto che farà girare comunque la testa a chi vi guarderà. Se vi piace essere ammirati, perché no? 28.000 fino ai 35 credo del top di gamma, vale la pena di provarla, perché fate un salto da Fassina e andate a nome mio, che vi fanno il 30% in più come al solito, ok?
Il 4 cilindri turbo multi-air da 1400 cm3, capace di 140 cavalli, attestati in alluminio, all'esagio di 72 mm e corsa di 84 mm, per una cilindrata totale di 1368 cm3, un rapporto di compressione di 9.8 a 1. La trasmissione della 124 Spyder è composta da un cambio manuale a 6 marce, dalla struttura compatta e leggera, la scatola cambio in alluminio presso e tutti i materiali utilizzati contribuiscono all'alleggerimento complessivo del cambio. Al dinamismo della vettura contribuiscono la distribuzione dei pesi bilanciata tra gli assi anteriore e posteriore, il ridotto momento inerziale d'imbardata, ottenuto grazie al motore in posizione arretrata e all'utilizzo di componenti in alluminio sulle estremità anteriori e posteriori della carrozzeria, e il baricentro basso. Il gruppo differenziale posteriore è dotato di ingranaggi ottimizzati per trasmettere l'elevata coppia erogata dal propulsore. Lo spessore della scatola in alluminio è ridotto, ma assicura le migliori caratteristiche di resistenza, rumorosità, vibrazioni e rigidità. Il gruppo differenziale è compatto e la sagoma interna dell'unità crea un flusso continuo di olio dagli ingranaggi del differenziale posteriore. Solo una volta arrivato da Fassina per riconsegnare la 124 Spyder mi accorgo che non vi ho detto nulla della capote. Bene, la capote è semplicissima perché è ad azionamento manuale, per cui con un semplice sgancio da qui, adesso qui sto facendo un casino, però io penso di riuscire a cavarmela, spero, no, non ce la posso fare, ho fatto un casino, questa qui Mauri, non tagliarla, no, non tagliamo niente, non la tagliamo, lasciamo, televisione verità, così, vedi, così. Poi così, perché è venuto giù un pezzo il finestrino, non me sono accorto. Però, vedete, così, tac, e si va ad agganciare. Per cui tutto molto semplice, sto sudando come un capretto, però va bene. Per cui avete visto, tac, tac, semplice sgancio, e vado ad aprirla. Ok? Scusate, ma mi sono dimenticato, non so come mai mi sono dimenticato, perché gli autori non scrivono bene le parti. Ciao.